Ciao, Ben. Ciao, Holly. Guarda, ho un nuovo giocattolo. Che cos'è? È un cannocchiale. Ti permette di vedere cose che sono davvero molto lontane. Wow, ti prego, posso provarlo? Ok. Non riesco a vedere niente. Allora prova a farlo ruotare. No, è inutile, non funziona. Perché stai ridendo, Ben? Rido perché è uno scherzo. Il cannocchiale ti ha fatto un cerchio nero intorno all'occhio. Hai un'aria così buffa, guarda. Oh, ma Ben, perché l'hai fatto? Perché è il giorno degli scherzi degli elfi. Non lo conosco, che cos'è? È un giorno molto speciale, in cui tutti gli elfi si fanno degli scherzi a vicenda. Sembra divertente. E lo è davvero. Vuoi assaggiare una delle mie caramelle gommose? Sì, volentieri. Ah! Questo non mi ha fatto ridere, Ben. Scusa, tieni, prendi questo bel fiore. No, grazie. Ne ho avuto abbastanza dei tuoi scherzi. È tutto a posto, Holly. Non ti sporcherà la faccia né salterà fuori nulla. Promesso. Certo, promesso. Bello, no? È il mio fiore che schizza acqua. Non è divertente. Invece sì che lo è. Biti, boti, bu, l'elfo spiritoso finisce a testa in giù. Wow! Aiuto! Fammi scendere! È ora della lezione, Holly. Oh, salve, Ben. Che cosa ci fai a gambe all'aria? Aiuto! Aiuto! Principessa Holly, sei stata tu a fare questo? La colpa è soltanto sua. Mi ha fatto degli scherzi terribili. Mai vendicarsi con un incantesimo. Ah, va bene, ma sono sicura che non ti divertirai. Allora, quando la lancetta grande e anche la lancetta piccola sono posizionate in questo modo, significa che sono le 12 in punto. Buongiorno, vecchio saggio elfo. Ah, buongiorno a te, tata Susina. Possiamo assistere anche noi? Certo, purché rimaniate in silenzio. D'accordo. Adesso... Chi di voi sa dirmi come facciamo a capire se un orologio funziona? Lo possiamo sentire ticchettare. Oh, esatto, Holly. La risposta è giusta. Hai visto? Anche noi fate ne capiamo di orologi. Però mi sembra che voi fate non ne abbiate nemmeno uno, o sbaglio? Perché abbiamo altri modi per sapere che ore sono. Immagino di sì. Allora, come facciamo a sapere quando è arrivata l'ora di alzarsi la mattina? Io lo so, quando suona la sveglia. Sì, esatto. Io invece mi sveglio quando canta il gallo. Chicchiricchi! Ho capito. E vediamo un po' come sappiamo che è già arrivata l'ora di andare a dormire. Quando l'orologio dice che è l'ora della nanna. Sì, è di nuovo esatto. Io vado a dormire quando sento il verso del gufo. Ma senza un orologio, come fate a sapere che ore sono? Noi usiamo i denti di leone. Guarda. Uno. Posso provare anch'io. Due. Adesso io. E tre. Questo significa le tre in punto. Basta, basta, basta! Quello che insegni loro è assurdo! Ma è divertente! Tata, farai in tempo a pulirlo? Lasciate fare a me, vostra maestà. Tata Susina, Ben e io possiamo esserti d'aiuto. Certamente. È davvero una brutta macchia. E adesso come faremo a pulirla? Vediamo un po'. L'elfo sardo ha detto che per lavare l'abito non dovrai mai usare la magia. Non preoccupatevi, penserà a tutto quanto la lavatrice. Ma l'elfo sardo ha detto che è un tessuto molto delicato. Che cosa può mai saperne un elfo di come si lava un abito? L'ha confezionato lui. Li confeziona soltanto, ma non ne lava tanti quanti ne lavo io. E adesso mettiamo un bel po' di detersivo. Sei sicura che sia una buona idea, tata? Ma certo che è una buona idea. Nient'altro fa
venire il bucato più pulito che dell'ottimo detersivo in polvere. Visto che ci siamo, potremmo anche lavare tutti i vestiti vecchi di Riccardo, che dite? Quelli trasandati e mal ridotti? Esatto. Va bene. Papà! Entra! Dobbiamo lavare i tuoi vestiti, proprio tutti! D'accordo! Prendo anche le scarpe e la corona, tata Susina! Perché no? Così sarà tutto come nuovo! Ecco qua i vestiti, tata! Mettili in lavatrice. Ottimo lavoro! Perfetto! E adesso aspettiamo che li lavi per bene. Usa un metodo scientificamente avanzato. Che cosa sta facendo? Sta facendo il primo ciclo di lavaggio. E ora cosa sta facendo? Adesso è passato al risciacquo. È molto intelligente. Ti ringrazio. Ora puoi andare, tata. Allora, dove ero rimasta? Hai solo detto hocus pocus badabadu. Oh, certo. Hocus pocus badaba... Tata Susina! Oh, insomma, cosa vorrà adesso? Tata! Voglio una tazza di tè! Sì, sì, arrivo! Oh, non riuscirà mai a finire il biglietto. Temo che dovrò fare l'incantesimo io stessa. Allora, com'erano le prime parole? Oh, certo! Hocus pocus padabadu! Proviamo. Vorrei un biglietto d'auguri. Per favore, fate presto! Funziona! Sciocchi pennelli! Sbrigatevi! Non abbiamo tutto il giorno! Insomma! Brutti, cattivi pennelli! Ora farò un altro incantesimo e voi sarete costretti a sbrigarvi! Vai! Forza! Via! Letto! Voglio un biglietto d'auguri! Fallo presto! Ah, tata Susina! Buongiorno, vecchio saggio. Buongiorno. La principessa Holly vuole sapere che cosa fate qui nella vostra piccola scuola. Molto bene. Allora Holly può unirsi agli altri. Oh, che bello! Ma è proibito usare la magia oppure volare, capito? Va bene. Holly, siediti vicino a me. È proibito volare. Usate i piedi, per favore. Volare non è permesso nella scuola degli elfi. Solo perché gli elfi non hanno le ali. Sì, esatto, è così, tata Susina. Gli elfi non hanno le ali. Però ti ricordo che abbiamo un ottimo udito. Inoltre, gli elfi sono molto bravi a costruire giocattoli. Quindi quest'oggi impareremo a costruire giocattoli. Urrà! Adesso riprenderemo da dove ci eravamo interrotti la scorsa lezione. Io sto costruendo una macchinina. Io sto costruendo una paperella. Io invece un elicottero. Io ho una barchetta. Io sto costruendo un bel rospo. Io ho un coniglietto. Io sto costruendo un robot. Vedo purtroppo che la principessa Holly non ha un giocattolo. Ma non importa, ne faccio subito apparire uno. Bacchetta magica, muoviti così e fa subito apparire un bel giocattolo qui. Oh!
Principessa, usare la magia non è permesso qui nella nostra scuola. Solo perché gli elfi non sanno usare la magia. Gli elfi potrebbero usare la magia se volessero farlo, ma gli elfi non vogliono usare la magia. Astrofisiche cosa? Cosa vuol dire? Oh, è solo qualcuno che ne sa parecchio di stelle, spazio e cose varie. Gli elfi sanno un sacco di cose. Magari potremmo chiedere a mamma e papà. Perché i tuoi genitori sono degli astro qualcosa? Può essere. Andiamo a scoprirlo. Buongiorno! Oh, santo cielo! Mamma, papà, per caso siete degli astro qualcosa? No, siamo elfi! Sapete dirci dove vanno le stelle quando sorge il sole? No. Nessuno conosce la risposta. Potete provare a chiedere al vecchio saggio elfo. Certo, è vecchio. È saggio. E in più è un elfo. Questo è lo studio del vecchio saggio elfo, dove pensa alle cose, fa il saggio e roba simile. Sì, avanti. Buongiorno. Buongiorno a voi, siete in molti. Come posso aiutarvi? Vecchio saggio, possiamo farti una domanda? Nel libro di fiabe non c'è la risposta. È materia per gli elfi, non riguarda certo noi. Abbiamo pensato, dal momento che tu sei il vecchio saggio elfo. Certo, avete ragione. Chiedetemi pure qualunque cosa e avrete una risposta. Dove vanno le stelle durante il giorno? Fatemi un'altra domanda. È di sport, magari. Non sei veramente saggio, vero? Sei solo vecchio. Che cos'è questo rumore? Vecchio saggio elfo, ma che cosa state facendo? Stiamo costruendo un finto mulino a vento per lo gnomo. Hai detto un finto mulino a vento? Sì, non deve funzionare come uno vero. E questa è una cosa assurda. Però sembra divertente. Olly e io possiamo darti una mano? Oh, sì, che gentili! Adesso possiamo fissare le pale. Finito! È già arrivata l'ora della cena, bambini? A dire il vero, no. Allora, mi potreste portare un bel secchio di crema pasticcera e poi anche un grande barattolo di cetrioli, per favore? E anche dei fiori di plastica. Non vorrà mica mangiare dei fiori di plastica? No, non sono certo matto. Servono per il mulino a vento. Ottimo lavoro, vecchio saggio elfo. La ringrazio. Arrivederci. E per finire avrei ancora bisogno di un piccolo ponte. Cosa? Di un pozzo di plastica e poi di un piccolissimo recinto. E così vuole un secchio di crema pasticcera e un grande barattolo di cetrioli. Esatto. Lo sapevo. Non avrei dovuto chiamare uno gnomo. Cos'hanno che non va agli gnomi? Oh, fanno lavorare gli altri mentre loro dormono e mangiano. Brontoli di nuovo, tata? Che succede? Andiamo a fare un picnic? No, papà, questo cibo è per il signor gnomo. E noi cosa mangeremo per cena, tata? Non c'è rimasto più niente, vostra maestà. Abracadabrola, vola, Betty, vola! Wow, ha funzionato! Che accadesse una cosa del genere. Dobbiamo cercare di aiutarla. Provo un'altra formula magica. No, aspetta, mi è venuta un'idea migliore. Ti aiuto io. Wow, fermati, Betty. Wow, wow. Adesso
adesso va meglio. Bravissimo! Buongiorno, Holly. Oh, ciao, papà. Ma che cosa sta succedendo? Ben si è cacciato nei guai. Aiuto! Ah, lo vedo. Aiuto, aiuto! Flippity flop! Stop, stop, stop! Che cosa avete fatto a quella povera creatura? Abbiamo solo cercato di aiutarla. Betty è triste perché non può volare. Ho capito. Non dovete preoccuparvi perché molto presto volerà da sola. E come? Beh, perché lei è uno di quegli insetti particolari. È un bruco. Grazie, Ben. Sì, è un bruco. E i bruchi si trasformano. Sul serio? Sì, te lo assicuro. Quindi non dovete preoccuparvi. D'accordo. Se volete aiutarla, dovete darle da mangiare delle foglie. Quindi se vogliamo aiutarla a volare, dobbiamo trovare delle altre foglie. Esattamente. Ha bisogno di mangiarne molte, moltissime. Mi auguro che impari a pulirsi i piedi. Gastone non sta bene, Tata. E non ha un posto dove andare. Comunque non sono certa che invitarlo sia stata una buona idea. Non preoccuparti, cara. Gastone non ci darà problemi. E dove si siederà per mangiare? Può usare questa piccola sedia. Tata, parli coccinellese. Che cosa dice? Gastone dice che quella sedia è troppo piccola. No! È la sedia della regina quella! Non agitarti, Tata! Alla regina non importa, vero, cara? Gastone dice che quella sedia è troppo dura. Veramente, Gastone, quella è la mia sedia. Dice che quella è assolutamente perfetta. Oh, cielo! Sembra di avere riccioli d'oro come ospite. Non preoccuparti, papà. Puoi sederti su questa piccola sedia. Gnam, gnam! Grazie, Tata! Già, questo cibo è davvero delizioso. Ora ci vuole del cibo per le coccinelle. Il nostro ospite sarà affamato. Per l'insetto pretenzioso, cibo verde e odoroso. È puzzolente! A Gastone, però, sembra piacere molto. Allora perché non lo mangia? Gastone dice che è troppo freddo. Oh, ciao, Gastone. Papà, credo che adesso voglia assaggiare il tuo cibo. Se vuoi, prendine un morso, Gastone. E adesso, signor Elfo, il nostro prossimo compito è consegnare del cibo al piccolo castello. D'accordo, signora Elfo. Però, quante cose abbiamo da fare. È vero, ma agli elfi piace avere tante cose da fare. E noi siamo elfi. Permesso, elfi al lavoro! Ma non si deve lavorare oggi, signor Elfo! È un giorno di vacanza! Questo è vero, vecchio saggio? È vero, purtroppo! Ma io devo consegnare con urgenza del cibo al piccolo castello! Io ti suggerisco di tornare qui domattina! D'accordo, ciao! Ciao! A proposito di cibo, a me è venuta un po' di fame. Sì, anche a me. Anche a me, anche a me. Regina Holly, abbiamo un po' di fame. Molto bene. Allora io vi ordino di mangiare qualcosa. Fare la regina è davvero facilissimo. Ma nessuno ha preparato qualcosa da mangiare oggi. Sono tutti in vacanza, è un ordine reale. Oh! Regina Holly, se permetteste che noi elfi tornassimo al lavoro, potremmo preparare il pranzo per tutti quanti. Neanche per sogno! Tutti voi avete diritto a un meritato giorno di vacanza, è un mio ordine! Ma noi abbiamo fame! Abbiamo bisogno di cibo! Penserò io!
io al cibo. Urrà! Allora, cosa si mangia di solito in vacanza? Il gelato! Esatto, ottima idea! Farò in modo che tutti voi possiate mangiare del gelato! Urrà! Vi ringraziamo, Regina! Olli, fa la tua magia! Abracadabrato, dacci il gelato! Urrà! Temo che ci sia solo alla vaniglia. Non so ancora far apparire gelati agli altri gusti. È perfetto! La vaniglia è il mio gusto preferito. Delizioso! Forse la magia può essere utile qualche volta. Grazie, principessa Olli. Prego, si figuri. Cosa facciamo ora? Facciamo i castelli di sabbia. Io adoro fare castelli di sabbia. Qual è già l'incantesimo per i castelli? Olli, è inutile. Per farlo bastano paletta e secchiello. Riempi il secchiello di sabbia. Lo giri al contrario, dai qualche colpo e ecco fatto un bel castello di sabbia. Bello! Adesso provo io. Oh, oh, oh! Alla fine ti trasformerai in un elfo, Olli! Possiamo costruire un castello abbastanza grande da entrarci! Servirebbe un secchiello enorme per costruire un castello così grande! Come quello, per esempio? È davvero un secchiello gigantesco! Deve averlo lasciato qui un bambino gigante! Ma qui non c'è nessuno della gente grande adesso! Meno male! La gente grande ha anche grandi piedi e non si può sapere dove decideranno di camminare. Guardate! Hanno lasciato anche delle palette! Faremo un enorme castello di sabbia per la principessa Olli. Come ringraziamento per il pranzo. Buona idea, signor Elfo! Posso aiutarvi? No, no, no! Pensa solo a rilassarti e a guardare gli elfi che fanno quello che gli elfi sanno fare meglio. Tata, che cosa ne facciamo del dente adesso? Lo portiamo agli elfi, loro sapranno come prendersene cura. Da questa parte! Speriamo di non dover perdere troppo tempo. Lasciamo il dente e ce ne andiamo subito. Buonasera, posso esservi d'aiuto? Oh, certo, dobbiamo consegnare questo. Ha riempito il modulo di consegna del dente? Ovvio. A quanto pare qui mancano parecchi dettagli. Allora, dove è stato trovato il dente? Oh, sotto un cuscino. Bene, sotto un cuscino. Accipicchia, non avete neanche messo il nome della bambina. Noi lo sappiamo, il suo nome è Lucy. Lucy. E lei ci ha anche scritto una letterina. Ah, una lettera. Dobbiamo assolutamente risponderle prima di domattina. Allora la scrivo io. Cara Lucy, a me piace molto vivere nel piccolo regno. Lì ci sono tantissime fate. E anche tanti elfi. D'accordo, Ben. E ci sono anche tantissimi elfi. Scritto: con affetto, principessa Olli. E Ben l'elfo. E Ben l'elfo. Baci, baci, baci. E adesso bisogna portargliela. Dobbiamo fare in fretta. Molto presto sarà giorno. Sta arrivando qualcuno. Andate sotto il letto. Quella deve essere la mamma di Lucy. Oh no! La finestra è chiusa. Come faremo ad andarcene ora? Questo è un lavoro per elfi. Gli elfi sono bravi ad aprire le finestre. E io sono un elfo! Fermati, Ben! È molto facile perdersi in tutte queste gallerie. È un labirinto! Spero che ritroveremo la strada per uscire. Non preoccuparti, so come orientarmi nei labirinti. All'inizio bisogna scegliere la strada che va in basso e proseguire su quella che va verso l'alto. Se fai in questo modo, non ti perderai. Oh, un vicolo cieco, papà! O forse era a girare prima a sinistra e poi a destra? Oh, ci siamo persi, signor Elfo. Um... Cos'è
cos'è questo rumore? Ah, formiche! È una fortuna! Ci diranno dove vive la formica regina! Gastone, di scortateci dalla regina! Cosa hanno risposto? Gastone dice che ci daranno un passaggio. Wow! Hi-ha! Decolla, decolla! Deve essere qui che vive la formica regina. Oh! Oh! È quella la regina? Sì, credo. Davvero molto grande. Gastone, puoi tradurre quello che dico, per favore? Salute a voi, vostra formichezza. Io mi chiamo Tata Susina. E io mi chiamo Holly. Sono una graziosa principessa delle fate. Io sono il signor Elfo. E io sono la signora Elfo. E io sono Ben l'Elfo. E noi siamo Elfi! Eccola giù il mulino a vento! Buongiorno Ben, buongiorno Holly. Buongiorno vecchio saggio elfo. Ah, ciao Tata Susina. Ciao, come stai? Per favore possiamo avere un sacco di farina? Certamente, dovrebbe essere pronto più o meno tra una settimana. Ma a me serve adesso. Oh, oh, oh. Non sai come si dice non far fretta al mulino a vento degli elfi? Perché, scusa? Oh, oh, oh. Tu sai tutto su come un mulino a vento produce la farina? È ovvio che so tutto. Beh... Vecchio saggio elfo, tu ci puoi mostrare come si fa la farina? Oh, certo che posso! Venite con me! Allora, qualcuno di voi sa dirmi cosa abbiamo qui? Beh, un elfo! No, no! Intendevo che cos'ha in mano l'elfo! Una spiga di grano! Risposta giusta, Ben! E chi di voi sa che cosa facciamo con le spighe qui al mulino a vento degli elfi? Io lo so! Prendiamo le spighe di grano. Aspetta, e poi... Aspetta solo un momento, Ben. Perché non lasci che siano le fate a darci la risposta? Le usate per spazzare la polvere? No, no. Usiamo le spighe di grano per fare la farina. Prima le mettiamo tutte in questo grande imbuto che provvede a separare le parti che non ci servono da quelle che ci servono. Venite con me. Dobbiamo scendere. Seguitemi. Però questa a me non sembra della farina. Perché il procedimento non è ancora finito, principessa Holly. Guarda. 1, 2, 3, 4. Umpa! 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 Non è così male. È stato orrendo. A me è piaciuto molto. A te potrà anche piacere, ma sono certa che non piacerà affatto al re e alla regina Calendula. Posso darvi un suggerimento, vostra maestà? Quale, Tata Susina? La principessa Holly potrebbe suonare il suo flauto per gli ospiti. Sì, la tata mi ha insegnato, mamma. E Holly si è esercitata moltissimo. Ma che incantevole melodia! Piacerà molto al re e alla regina Calendula! C'è un piccolo problema. Tu hai promesso musica elfica e la nostra Holly non è un elfo. Potrei farle crescere delle orecchie da elfo. Oh. No, grazie, tata. Ci sono. La tata può insegnare agli elfi a suonare la melodia di Holly. Urrà! Ora tutto è risolto. A più tardi! Tutti a bordo? Sì!
Perfetto, si parte! Quegli strumenti non hanno solo un suono buffo, hanno anche un aspetto buffo! E non conosce ancora i loro nomi! Questo si chiama pennuto trillante! Quello è l'elefante affamato! E quello è l'orso bruno ubriaco!